Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente tra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Con la 20ª domenica del tempo ordinario raggiungiamo il cuore del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, che in queste assolate domeniche di agosto ci sta accompagnando. Gesù ci inserisce nel cuore pulsante del cristianesimo. Riascoltiamo le parole che fanno da sfondo al brano: pane, mangiare, bere, corpo, sangue, carne, cibo, bevanda, vita. Ditemi voi dove ci troviamo, che tipo di spiritualità vi pare questa? Non sono parole astratte, non sono concetti, non sono filosofie o astrazioni. Queste di Gesù sono parole della materia, della carne, dell'umanità. Sono le parole della vita di tutti i giorni. È un'autorivelazione che Gesù fa di sé. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Mangiare la carne e bere il sangue del Figlio di Dio chiede al discepolo l'operazione spirituale di assimilare la propria vita alla vita di Gesù. Mentre mangio Cristo, divento come Cristo, perché quel pane mi fa appartenere a Lui. È il sacramento dell'Eucarestia, il cibo da mangiare. Questa è la cosa che anche più scandalizza i giudei, che si misero a discutere aspramente fra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Ma la risposta di Gesù è chiara: come il Padre che ha la vita ha mandato me, io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Mangiare Lui ha come conseguenza vivere per Lui. L'inferno non è vivere per se stessi. Ma tutte le volte che troviamo qualcuno a cui voler bene, per cui spezzarci, veniamo in un certo senso salvati, perché abbiamo l'opportunità di non vivere più ripiegati su noi. Gesù ha reso radicale questa salvezza, perché ha introdotto nella parte più profonda della nostra vita questa possibilità di non vivere più per noi stessi, ma per Lui e di conseguenza per gli altri. È questo il mistero dell'Eucarestia, che non va capito, ma anzitutto sperimentato, esattamente come chi capisce l'amore quando gli capita da amare e non semplicemente quando qualcuno glielo spiega. Sentiamoci amati da colui che si è spezzato per noi. Amiamo spezzandoci per gli altri.